No, ma lo chiedono anche a me, quindi quelli che me lo chiedono gli rispondo, forse. A voi provo a farlo, fare lo stesso. Allora, Vlaovic ci tengo a dire, è titolare, mi sembra che gioca solo con me. O qualcuno prima di me l'ha fatto già. L'anno Siamo lì scorso. in Reggio Emilia. Sì, dico, cioè io ci credo nel ragazzo, ha grandi prospettive. Però non è facile mettere 6-7 undicesimi che non hanno giocato in Serie A. Noi partiamo dal portiere, il portiere ha fatto quante partite ha fatto in Serie A Dragos? Decine, Se, poi vai avanti, poi vai avanti. Domenica per esempio mancava Pezzella, mancava Ribéry, mancava Casares. C'è tanti ragazzini in campo, una squadra espertissima. Espertissima significa ormai oggigiorno le partite si vincono sugli episodi. La maggior parte delle partite, gli episodi favorevoli o sfavorevoli passano attraverso l'esperienza che c'è in campo, oltre alle qualità. Purtroppo è così. E quindi le scelte sono dovute tante volte anche a questo aspetto qua. Poi è subentrato tanto Vlahovic, non sta avendo la sua continuità, lo sto gestendo perché so che se dovesse sbagliare una partita o un'ispezione o un gol, si passerebbe dall'altra parte. Così uguale è lo stesso discorso anche per Pedro. E allora la domanda è: succede dappertutto? Sì, sono pronti a supportare questo qualora ci fosse un momento negativo personale di squadra? Io delle risposte me le do, perché è un patrimonio presente, ma soprattutto un patrimonio futuro che non vorrei disperdere. Che si fa prestito di una buona, se ne prende un altro. No, funziona così. Siccome un giocatore ha grandi prospettive, bisogna dargli il suo tempo per crescere.